Ciao a tutti amici, buon Natale e buone feste da TCG Television, io sono Daniel. Quest'oggi, essendo proprio in tema natalizio, andremo ad aprire un pacco dono o gift box, perché si chiama proprio così questo prodotto. Mi sono fatto regalo e ho qui per voi da spacchettare assieme il gift box delle calciatori Panini 2017-2018, che contiene la bellezza di 60 pacchetti, quindi 60 bustine di figurine della nuova collezione 2017-2018 che ci andremo a spacchettare per festeggiare il Natale del 2017. Drop it. Di cominciare questo spacchettamento devo dei saluti a tutti quelli che me l'hanno chiesto e quindi cominciamo questa lunga lista di Babbo Natale questa lunga lista di saluti, scusate, a partire da G1U G1U01, The Gamer Adrenaline, Alberto Socci, Davide 72, Anthony Player TM007, Calcio 07, Super Fabo, Stefania Prati, Scannon 330, Big F, Manuel Leto, Black Gamer, SX Lag, Giovanni Graziano, Leonardo Curatolo, Federico Flammia, Antonio Tasso, Carmine Sarcone, Daniel Mariani, ItzZaz73, Antonio Torello, Lodrek Vati, Alessio Sciammaro, Vincenzo Di Filippo, Michele, Sabrina Avvantaggiato, Nick Blast, Francesco, Annalisa Todisco, Red X, Silvano Nonelli, Marco Oddi, Filippo Sili, Cricchetto 07 e Jenny Avella. Ciao a tutti ragazzi e cominciamo a spacchettare. Come potete ben vedere, questa confezione sembra quasi metallizzata, ma in realtà è semplicemente una scatola in cartoncino con effetto lucido, come le figurine speciali di questo album, e contiene la bellezza di 60 buste. È uscita praticamente assieme alla collezione classica, insieme a album e box e figurine standard, e potete acquistarla in edicola a un prezzo vantaggioso, perché al costo di 60 bustine, invece di pagarla 42 euro, la pagherete soltanto 35 euro, quindi avete 10 bustine in omaggio. E se volete fare un regalo per Natale a qualche persona, amico, parente che sapete che colleziona queste figurine, è un regalo ideale, veramente. Magari toglieteci il prezzo prima. Bene, la confezione si presenta così, abbiamo tolto il cellofan, è molto bella, devo dire. Si può anche mantenere a casa come contenitore per le doppie o per altre cose che volete voi. Come vedete sul retro c'è scritto confezione deluxe, mi piace chiamarlo più gift box, visto che siamo anche sotto Natale. E come vedete all'interno abbiamo questa sorta di separé a dividere due pile di buste, e le buste in omaggio sono in colore blu. Andiamo a vederle un momento, va, visto che sono un po' diverse dalle altre, si sono un po' mischiate. Infatti togliamo questa qui, perché l'hanno fatto così, non ne ho idea, potevano lasciare bustine normali o forse quelle blu hanno qualcosa in meno. Calciatori 2017-2018 omaggio, vediamo un po', omaggio non destinato alla vendita, ce ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Visto che praticamente sono 1 ogni 5, 5, 1, 5, 1, facciamo così, apriamoci 5 buste normali e poi ogni 5 buste normali ci apriamo una delle bustine blu in omaggio. Io questo lo metto qui da una parte, tanto sapete che le pescherò da qui. Andiamo proprio a pescare dalla colonna dove erano anche quelle omaggio, che porgerò qui da un lato, e vediamo cosa troviamo quest'oggi. Cominciamo dalla Fiorentina, Zecchinini, De Frel per la Roma, Biglia per il Milan, scusate, non abbiamo vinto, lo vedo già dal colore, che sfortuna. E poi abbiamo per una squadra del Novara, anzi tre giocatori del Novara, e poi ma qua la quinta è addirittura un giocatore di Serie A. Dell'altra volta spacchettando avevamo visto che la quarta e quinta erano tutte e due o di Serie B o Serie B e squadre, scudetti o carte speciali. Vedremo un po' se la storia è cambiata. Oh, João Pedro del Cagliari. Farias, ancora Cagliari, però questo mi dà fastidio, lo metto qua. Ci truppavo con la mano. Falcinelli del Sassuolo, che sfortuna, ovviamente. Oh, la maglietta del Chievo, carina, da appiccicare all'angolo destro della pagina della squadra. E poi abbiamo tre giocatori del Parma. Mettiamo da una parte le carte speciali, le figurine speciali, scusate.
Sì, possiamo fare un recap alla fine. Andiamo alla terza busta. E qui cominciamo dall'Atalanta, che è proprio la prima delle squadre di Serie A. Remo Freuler, festa del Crotone. Kolarov, ancora Roma, molto bene. Che sfortuna. Mi chiedo a questo punto, vincerò qualcosa all'interno di questo box omaggio? No. Novara. E poi tre giocatori del Pescara. Là. Non stiamo trovando chissà che per il momento, e nel login e carte speciali, figurine speciali, mi sbaglio sempre, ma siamo abituati a spacchettare figurine con Adrenali. In questo caso dobbiamo parlare di figurine, abbiamo Bernardeschi della Juventus, Ali Adnan dell'Udinese e Matos sempre dell'Udinese. Poi non abbiamo vinto, Avellino, Serie B, e poi Bari, ancora Serie B. Siamo alla quarta busta, quindi questa è la quinta. E dopo ce ne abbiamo un omaggio, vediamo se cambia un po' la storia. Là. Unas del Napoli. Lulic della Lazio. Luis Felipe, ma la seconda e la terza sono sempre della stessa squadra, più o meno. Poi non abbiamo vinto. E abbiamo il Frosinone e... ancora Frosinone, una volta logo, una volta la squadra intera, una volta tre giocatori. Passiamo alla bustina omaggio per spezzare un po'. Tanto credo che cambi poco della bustina omaggio, cambia solo il colore. Vediamo qua, abbiamo Zaccagni dell'Hellas, Berardi del Sassuolo, Romagna del Cagliari, poi non c'è la possibilità di vincere con questi pacchetti, non c'è il codice. Abbiamo Ascoli e Cremonese. Bah, peccato. 10 pacchetti in cui non c'è il codice per perdere. Ovviamente, vabbè, li apriamo dopo. Andiamo avanti con altri 5 di questi classici. Così magari proviamo a vincere qualcosa. Forse. Bissa dell'Hellas. Mora dello Spal. La prima figurina della Spal che trovo oltre la squadra completa, mi pare. Non ho trovato altro. E poi abbiamo Bastos ancora della Lazio. Che sfortuna. La maglietta del Crotone e poi un trittico del Palermo. Là. Un po' di difficoltà tecniche, stavo per sapere tutto, attenzione qua sbrilluccica, non so se si vede, sbrilluccica, non credo sia un logo, però sbrilluccica. Abbiamo Miangue del Cagliari, Gmisiti del Benevento e Benatia della Juventus. Che sfortuna, e attenzione, attenzione, cos'è? Olè! Hellas Under 20, due giocatori dell'Hellas, nella carta, diciamo, commemorativa, chiamiamola così. E poi abbiamo un trio del Carpi. Andiamo avanti. Siamo all'ottava di queste rosse, nonché nona complessiva, Pucciarelli. Berardi, quindi doppio, l'abbiamo appena trovato, maledizione, via. Paloschi dello Spal, che sfortuna. Palermo di nuovo, non sto facendo caso ai doppi della Serie B, poi mi riguarderò con calma. E poi Ascoli, là. Abbiamo aperto 8 buste di queste rosse, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sì. Ne abbiamo altre 2 da spacchettare. Speriamo di vincere qualche cosa, almeno le bustine gol. Palladino del Genoa, attenzione, visto intravisto un bordo nero, quindi si parla di logo. Haas dell'Atalanta e poi Jorginho del Napoli. Oh, dov'è il codice? Dov'è il codice? Ok, il codice non ci fa vincere. Poi il logo è azzurrignolo ed è il logo della Spal. Troviamo sempre i loghi di squadre, però sono sempre molto fighi da vedere, dovete ammetterlo. E il logo della Spal ed infine la curva dell'Udinese nella Dacia Arena. Decima busta rossa. Cominciamo da Murro stavolta, della Samp. Florenzi della Roma, ottimo. Zukanovic del Genoa, non abbiamo vinto neanche con questa. La maglietta del Genoa, stiamo trovando un sacco di maglie stavolta. E per finire, il team del Parma. Ta-dan! Via.
tre maglie, una foil e uno scudetto, una carta metallizzata, chiamiamola così, dell'Hellas. Tutte di squadrette però, non si offendano i tifosi di queste squadre, però dobbiamo ammettere che sono di medio-bassa classifica. E adesso passiamo, dopo 10 buste, fatemi ricontare bene, io mi perdo il conto. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, attenzione, attenzione, stavo prendendo già provaggio. Andiamo alla decima busta, normale, e troviamo Dalbert dell'Inter, Gulam del Napoli e poi Manolas, di nuovo Roma, ottimo, ottimo, ottimo per me, che sfortuna. Attenzione, vedo di nuovo sbrilluccicare, intanto questa figurina è rovinata, non so se si vede, molto rovinata. No, non ho visto male, è solo questa qua davanti che è rovinatissima, non so il perché, del Cagliari, la curva del Cagliari. E poi abbiamo un trio della Salernitana, via. Si sono mischiate un po' strane, non so cosa sta succedendo, ok, a posto. Passiamo alla busta omaggio, che tanto sappiamo, tra l'altro non contiene codice. Là, via. E abbiamo Memushai, Milik del Pinto, del Brescia, poi un trio e poi la curva del Torino. Mi sa che le buste omaggio non contengono neanche scudetti e roba metallizzata, figurine speciali, ne dubito. Ripassiamo a quelle classiche che sono un po' meglio a quanto pare. Abbiamo Samir dell'Udinese, Dybala, wow, abbiamo trovato Dybala della Juventus, e anche Ciro Immobile, wow, che duo in questo pacchetto. Magari vinciamo pure, oddio, abbiamo pure vinto, vi giuro che non lo sapevo, abbiamo vinto un altro pacchetto, una bustina gol, molto bene, che andremo poi a ritirare in edicola, e che contiene, diciamo, due figurine, una figurina che è uno scudetto, un logo delle squadre, più una card dei 20 protagonisti delle 20 squadre di Serie A. Abbiamo il Bari e la squadra del Perugia. Bene, questa ce la mettiamo qui per ricordarci che abbiamo vinto almeno una. Una su quasi 15 buste. Siamo a Parigini. Pulgar, che abbiamo già, mi pare. Cataldi. Oh, c'è un qualcosa di sbrilluccia, vabbè, ovviamente questa volta non abbiamo vinto. E poi abbiamo il mister del Sassuolo, Bocchi, Christian Bocchi, debuttante in Serie A. Infatti anche lui ha addirittura il logo dell'esordiente con il sole che sorge. E per finire, un trio del Provercelli. Questa però magari la mettiamo qui. Andiamo avanti. Spal, Costa, Duncan del Sassuolo, Masina del Bologna, non abbiamo vinto ovviamente, Genoa, la squadra del Genoa, e per finire la Fiorentina femminile, Fiorentina Woman, là. Altre due buste e poi passiamo sempre a quella omaggio. Siamo quasi quasi a 18 e cominciamo stavolta da Patrick. Semplicemente Patrick, non è quello di SpongeBob, della Lazio, Ranocchia dell'Inter e Padelli ancora dell'Inter. Ricominciano le figurine per la stessa squadra seconda e terza, che sfortuna, che è sempre uguale. Frosinone, oh, un logo a sorpresa sbuca da dietro, il logo del Chievo, che se non sbaglio avevamo già trovato. Pazienza. Ah, manca una e poi passiamo a quell'omaggio. Punto, io sono curioso di sapere se in quell'omaggio si può o meno trovare il codice. Scusate, il codice, i logo o figurine speciali. Ramirez, Gaston Ramirez della Samp. Oh, è scappata una, è andata a finire dietro, pazienza. Pellissier, non abbiamo vinto. Ascoli, Atalanta Mozzanica, che è ancora calcio femminile. E l'ultima era Caprari della Samp. Andiamo alla busta omaggio. Oh, 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 oh. Bessa, già trovato se non sbaglio, dell'Hellas.
Stoian del Crotone, Fossati dell'Hellas ancora, il Benevento, team di Serie A, e poi la Res Roma, ancora calcio femminile. Mamma mia, tutte di fila, tre squadre del calcio femminile di fila. Voilà, andiamo avanti, altre 5 buste rosse, chiamiamole rosse e blu. A quanto pare le rosse sono meglio delle blu. Lianco Torino, Palacio Bologna, Barella del Cagliari, non abbiamo vinto, un trio del Frosinone, e per finire, attenzione, carta metallizzata del Napoli, il trio delle meraviglie, il trio Mercalli, Mertens, Calleion, Insigne. Voilà. Busta numero, non lo so, ho perso il conto, e vedo Roma e vedo il numero 21 che è Gonalons, che ci manca. Mandragora del Crotone, Veretout della Fiorentina, non abbiamo vinto, attenzione, vedo nero, un altro logo, poi abbiamo il team del Napoli, addirittura, e chissà che non ci sia proprio il logo del Napoli, attenzione, blu, potrebbe essere di nuovo Spal, ma spero di no. Invece è il logo della Lanzie o Lazio, come preferite. Effetto sempre uguale per i loghi, che sembrano sospesi all'interno di una dimensione contenuta all'interno della figurina, una quarta dimensione, chiamiamola così, e mettiamolo qui. Nagy del Bologna, Toloi dell'Atalanta, Gollini ancora dell'Atalanta, non abbiamo vinto, Carpi, e per finire Avellino, team di Serie B. Altre due buste prima di passare a quella azzurra. Olè. Biondini, mitico Biondini del Sassuolo, Lazovic del Genoa, Valoti dell'Hellas, non abbiamo vinto, Spezia e Parma, ancora Serie B. Andiamo avanti, poi passiamo alla blu. Ecco qua, Fabio Borini del Milan, mi pare di averlo già trovato, non vorrei sbagliarmi, Berenguer del Torino, Marchisio della Juventus, non abbiamo vinto, poi abbiamo del Cesena un altro trio, e Virtus Entella un altro trio, e passiamo alla busta omaggio. Là, cominciamo da Santon dell'Inter, Letizia del Benevento, Petagna dell'Atalanta, Brescia Serie B, e poi per ultimo lo stadio del Milan, anzi la curva del Milan. Voilà. Niente, queste buste blu non si trovano carte foil a quanto pare, ce ne sono rimaste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altre 5 buste rosse, il lato è finito intanto, il lato destro, dove erano anche quelle blu. Candreva, già trovato. Eder. Quanta Inter che stiamo trovando. Berami, attenzione, attenzione, non si vince neanche stavolta, però c'è un logo. No, non è un logo, cos'è? Oh, è la Supercoppa Team. Anche questa ha un effetto in 3D, molto figo, e sembra sospesa nell'aria. Carina, carina. E poi abbiamo il team dell'Hellas. Busta Number 2, di fila intendo, di rosse, Palomino dell'Atalanta, Tomovic del Chievo, Ceccherini del Crotone, che sfortuna, ma non stiamo vincendo quasi mai praticamente, Novara e Foggia. Capiamo fila, visto che di là è finita. Maxi Oliveira della Fiorentina, Verre della Sampdoria, Peluso del Sassuolo, che sfortuna, Ascoli, e per finire Cittadella. Due squadre, due trio della Serie B. Andiamo avanti. Là.
Fares dell'Hellas, Borja Valero dell'Inter e Demai del Chievo. Poi abbiamo un'altra che sfortuna, il Carpi, team di Serie B, e per finire lo stadio Renato Dallara del Bologna, curva anzi per meglio dire. Andiamo ancora avanti e dovremmo essere arrivati alla quinta, se non erro. Vedo bordo nero, attenzione, stiamo trovando un sacco di loghi e non posso che esserne contento. Spero siano tutti diversi, a parte quello del Chievo che... vabbè. Ragusa del Sassuolo, Meggiorini del Chievo, Simi del Crotone. E non abbiamo vinto, intanto ci parte il logo dell'Inter che ci manca, molto bene, molto bene. Tra l'altro stavo notando adesso, non so se anche con le altre era così, ma io sullo sfondo del logo qui vedo delle immagini rappresentanti forse la curva dell'Inter, ci sono, sembra un, vedo uno striscione, una bandiera qui, non so se le vedete anche voi, se si vedono dalla cam. E un altro effetto che si aggiunge ancora di più a quest'altro, tra l'altro ci sono delle sagome sferiche che contornano il simbolo dell'Inter, che vanno proprio ad aumentare questo effetto 3D, sono proprio dove vedete i punti bianchi che si allontanano e si avvicinano, molto figo. E l'ultima è il team del Sassuolo. Molto bene, sulle altre figurine si notava molto meno. Prendiamo per esempio il logo della Lazio, sì, anche qui ci sono delle immagini sullo sfondo, non le avevo notate. C'è un'immagine della curva, vedo qua alcuni tifosi della Lazio con le sciarpe in mano. Non ci avevo fatto caso a questa cosa, vabbè. Tocca la bustina blu, che a quanto pare non contiene mai la carta, una figurina speciale. E stavolta cominciamo da Cristoforo, che avevamo già trovato, della Fiorentina. Adnan abbiamo trovato prima. Ertò, a questo punto quel poraccio di Berardi che mettiamo insieme all'altro, tanto sarà pieno di doppioni là in mezzo. Poi abbiamo il trio della Cremonese e team del Bologna, che mi pare l'aver trovato poco fa, tra l'altro. Non mi sbaglio? Tra l'altro il Sassuolo era di femminile, non me ne ero neanche accorto. Pensa te. No, avevamo trovato la curva del Bologna, perfetto. Ok, almeno quello. Siamo a 26 buste. Andiamo avanti. Zapata del Milan. Chiellini della Juve. Di Chiara del Benevento, non abbiamo vinto, madonna che sfiga, oh. Stadio Luigi Sferraris con la curva della Samp e il metallizzato è del Torino ed è il poker d'attacco con Belotti, Ljajic, Iago Falchi e Niang. Là. Sto trovando un po' di foilame, eh. Stiamo trovando un bel po' di foilame. Bologna con Haelander, Zuculini, Storari del Milan, non abbiamo vinto neanche stavolta, poi abbiamo Perugia, un trio, e di nuovo Res Roma, team femminile di Serie A, calcio femminile ovviamente, peccato, un'altra doppia. Andiamo avanti, sperando di trovare figurine non doppie. E soprattutto della Roma, non della Res Roma. Oh, a quel punto l'ho chiamata Diego Perotti. Mamma mia, me li chiamo. Dammi anche Zeko, magari no. Locatelli e Mbaye del Bologna. Poi. Voglio vincere, dai, fammi vincere. Niente, che sfortuna. Poi abbiamo trio del Pescara. E per finire, il team dell'Ascoli di Serie B. Bene, dopo questa siamo arrivati a 33 buste, numero un po' insolito, ne sono rimaste 27, visto che questo è un pacco dono, diciamo un gift box di Natale, e Natale però ancora deve arrivare, facciamo che ne lasciamo qui e continuiamo a spacchettarlo dopo Natale, quindi diciamo questo è un bel corposo assaggio di questo prodotto. Ci sono ancora 27 buste che spacchetteremo assieme, che io adesso metto all'interno di questa confezione che vi faccio rivedere. Confezione Deluxe calciatori figurine 2017-2018.
che ci ha portato un bel po' di foilame. Rivediamolo velocemente per fare un breve recap, poi potremo salutarci e farci gli auguri. Lazio, Inter, Chievo e SPAL sono i loghi che abbiamo trovato, insieme anche alla Supercoppa Italia, che ha lo stesso tipo di foileggiatura, anzi di olograficità, come volete chiamarla, di effetto 3D, perché è veramente spettacolare. Dopodiché abbiamo trovato Foil, Trio delle Meraviglie del Napoli, anche il Quartetto del Torino, nonché l'Under 20 dell'Hellas. Un solo allenatore quest'oggi, Bocchi del Sassuolo, e tre magliette, Genoa, Crotone e Chievo. Molto bene, più un pilotto di carte e anche una bustina gol vinta che poi ci andremo a prendere e spacchettare. Beh ragazzi, per questo video è tutto, a me non resta che augurarvi di nuovo buone feste, buon Natale e buon anno, tanto ci rivedremo presto con altri video, probabilmente anche dedicati ad altro, interromperemo un po' questi video dei calciatori figurine perché ho anche altri video pronti da poter caricare dove mi rivedrete di nuovo con il capellozzo lungo prima che lo avessi tagliato i video, sono un po' più vecchi però è sempre roba fresca. Dunque di nuovo buon Natale, buone feste, noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!